Abbiamo circa 7.200 presenze di richiedenti asilo, abbiamo però una situazione basata sull'accoglienza diffusa e quindi una media di 14-15 presenze per struttura e mi sembra che a livello complessivo la situazione, diciamo, dell'accoglienza sia buona. Nella giornata mondiale del rifugiato la Regione Toscana ribadisce con forza il suo modello di accoglienza diffusa sul territorio. La prossima sfida è quella di impegnare i migranti all'interno delle famiglie e in alcuni contesti lavorativi. Cosa si sta pensando? Per esempio, noi abbiamo strutture nella nostra parte più boschiva, nella nostra parte più agricola. Ma anche i comuni stessi hanno dei borghi abbandonati, perché non tentare insieme a chi vive questi luoghi, operative agricole, operative forestali, comuni, di fare su questo dei progetti di ripopolamento del borgo da una parte, di ridefinizione dei sentieri turistici nelle nostre foreste. Il comune di Arezzo più volte pubblicamente ha detto, insomma, che Arezzo città sta facendo forse troppo rispetto ad altri comuni della provincia di Arezzo. Come risponde, assessore? No, mi sembra che il comune stia facendo il suo. Credo anche che nel criterio dell'accoglienza diffusa tutti devono fare più o meno allo stesso modo. E addirittura stiamo chiedendo anche al governo di fare dei provvedimenti che vadano nel senso di dare degli incentivi a chi il suo ruolo lo svolge invece di dare dei disincentivi a chi non lo svolge, perché credo sia un elemento anche questo di crescita collettiva, insomma, non ci vedo nulla di strano.